Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la conduttrice Serena Bortone compie uno scivolone di pessimo gusto in diretta. L'oltraggio non è passato inosservato. Dopo gli recenti scossoni dal caso Memo Remigi, alle velate accuse alla produzione di Romina Carrisi, Serena Bortone continua a reggere solidamente le redini di Oggi è un altro giorno. Circondata dai canonici affetti stabili, la conduttrice esplora quotidianamente casi di cronaca, costume e attualità nel suo programma pomeridiano di Rai 1. Inevitabile, dunque, riservare una porzione del programma anche all'attesissima incoronazione di Re Carlo III. Come molte altre emittenti, anche l'ammiraglia della rete pubblica ha dedicato ampio spazio ai preparativi per la cerimonia ufficiale, e Serena Bortone ha lanciato un collegamento con Londra durante la puntata del 4 maggio. La mattatrice ha interloquito con l'inviato Domenico Marocchi, spingendo in seguito il collegamento ad un livello surreale. Serena Bortone e la gaffe sulla regina Elisabetta. La padrona di casa di Oggi è un altro giorno ha lanciato il collegamento con Domenico Marocchi, assiepato al fianco di molti sudditi sulle strade principali londinesi per documentare il passaggio tra la folla di William e Kate. I principi del Galles hanno infatti offerto ai cittadini britannici un breve saluto pubblico prima della cerimonia ufficiale, che avverrà sabato 6 maggio. Serena Bortone si è quindi informata circa le mosse di William. Cosa dice? Grazie. Piacere. Molto lieto? Ha poi rincarato la dose. Saluti da nonna? Che dice? L'involontaria freddura ha immediatamente gelato gli spettatori di Rai 1. La defunta Elisabetta II è infatti scomparsa lo scorso settembre. E per la Royal Family l'incoronazione di Carlo III rappresenterà la prima cerimonia ufficiale in sua assenza. L'investitura di Re Carlo. I dettagli. Per il Regno Unito l'incoronazione di Carlo III getterà un importante ponte con il passato. La madre Elisabetta II, in effetti, ha seguito la medesima procedura nel lontano 1953 presso l'abbazia di Westminster. Il nuovo reggente riceverà dalle mani dell'arcivescovo di Canterbury il canonico globo dorato nella mano sinistra. Nella destra, invece, reggerà solidamente lo scettro, indossando per la prima volta la corona imperiale di Stato. In seguito, l'intera Royal Family seguirà il neonato re nell'iconica residenza di Buckingham Palace, e saluterà i sudditi dai caratteristici balconi della struttura. Harry il ribelle presenzierà alla cerimonia, mentre la moglie Meghan resterà nella casa di famiglia a Montecito, e festeggerà in separata sede il quarto compleanno del figlio Archie. Non resta dunque che partecipare al fatidico countdown dal divano di casa. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dawn.